Buongiorno ragazzi, iniziamo qui questa prima lezione sulla storia del Novecento e queste brevi lezioni che vi dedico non sono sicuramente esaustive di tutto quello che dovrebbe essere il nostro percorso, che parzialmente abbiamo già svolto a scuola, ma sono sicuramente un ottimo contributo per un ripasso e per focalizzare quelle che saranno le nuove lezioni future. E partiamo dalla Prima Guerra Mondiale. Nel 1914 la rivalità tra i diversi stati europei provoca la Prima Guerra Mondiale, così chiamata perché per la prima volta nella storia dell'uomo una grande guerra vede coinvolti paesi provenienti dai diversi continenti del mondo. Sarà una guerra terribile che porterà a circa 17 milioni di vittime, tra cui 10 milioni di soldati e 7 milioni di vittime civili. La cosiddetta scintilla della guerra, dunque, è quella piccola causa, una causa occasionale che porterà poi all'entrata in guerra di diversi stati e l'inizio di quello che sarà uno dei più tragici conflitti che l'uomo ricordi nella storia. Il 28 giugno del 1914 a Sarajevo uno studente bosniaco uccide l'arciduca Francesco Ferdinando, l'erede al trono imperiale dell'impero austro-ungarico. L'assassinio di Francesco Ferdinando in realtà è un atto di protesta contro l'occupazione della Bosnia da parte dell'Austria avvenuta nel 1908, ma l'Austria accusa la Serbia dell'uccisione proprio perché la Serbia sta cercando, a dir dell'Austria, di proteggere i movimenti indipendentisti slavi. Infine, il 28 luglio del 1914, in accordo con la Germania, dichiara guerra alla Serbia e ne bombarda la capitale Belgrado. Quella che sembra essere una guerra locale si trasforma da subito in un conflitto molto ampio. La Russia, infatti, da sempre alleata della Serbia, mobilita l'esercito, aggravando dunque la situazione. Scattano i meccanismi dell'alleanza, la triplice alleanza e la triplice intesa. La Germania si schiera, abbiamo detto, a fianco dell'Austria insieme al grande impero ottomano. A fianco della Serbia e della Russia si schierano la Francia e l'Inghilterra. L'Italia rimane neutrale, forte del fatto che la triplice alleanza aveva scopo soltanto difensivo. Nelle intenzioni dei tedeschi e degli austriaci la guerra deve essere veloce, una cosiddetta guerra lampo, anche se questi due paesi sono impegnati su due fronti, quello occidentale contro la Francia, quello orientale contro la Russia. Sul fronte occidentale i tedeschi invadono il Belgio, anche se è un paese neutrale, per aggirare le fortificazioni nemiche lungo i confini ed entrare più rapidamente all'interno del territorio francese. L'aggressione coglie di sorpresa i francesi, e in poche settimane i tedeschi raggiungono il fiume Marna, quasi 40 chilometri da Parigi. I francesi riescono però a organizzare una resistenza e con la battaglia del fiume Marna riescono a fermare i tedeschi. Dal settembre del 1914 fino alla primavera del 1918 i francesi, i belgi, gli inglesi fronteggeranno dunque i tedeschi su una linea che non si sposta di molto. Sul fronte orientale i russi invadono la Prussia orientale, ma vengono presto sconfitti nelle battaglie dei laghi Masuri e di Tannenberg. E quella che doveva essere una guerra di movimento, una guerra lampo, si trasforma subito in una guerra di posizione. Quest'ultima è basata sulle trincee. Le trincee sono lunghi fossati scavati nel terreno dove i soldati si fronteggiano a corpo, vivendo nel fango, nel gelo e nel caldo soffocante. Rispetto ad altri conflitti, nella Prima Guerra Mondiale vediamo l'utilizzo di nuove armi micidiali, i carri automblindati,
gli aerei usati per i bombardamenti, i siluri, le armi chimiche. In particolare vengono utilizzate inizialmente dall'esercito tedesco due tipologie di armi chimiche, due gas estremamente letali: il fosgene, che attacca le vie respiratorie portando in pochi giorni alla morte dei soldati che avevano inalato questo gas, e il cosiddetto gas mostarda o iprite, che oltre ad attaccare le vie respiratorie porta il corpo alla cute a una forte irritazione, creando vesciche che portano dopo atroci sofferenze e spesso dopo numerosi giorni i soldati alla morte. Siamo al 24 maggio del 1915, quando l'Italia decide di entrare in guerra contro l'Austria a fianco della Triplice Intesa. Questa scelta coglie sicuramente di sorpresa gli stati della Triplice Alleanza e viene deciso con un passo segreto, cosiddetto Patto di Londra. In caso di vittoria, l'Italia otterrà il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, l'Istria e la Dalmazia, che erano ancora sotto il dominio dell'Austria. L'opinione pubblica italiana prima dell'inizio della guerra è spaccata. Ci sono autorevoli figure contrarie alla guerra, i cosiddetti neutralisti, costituiti dai socialisti, che considerano la guerra un grave danno per i lavoratori, i cattolici, da sempre contrari all'accoglienza, e i liberali, che pensavano di poter raggiungere la piena unità italiana con la diplomazia. D'altro canto, sono invece favorevoli i cosiddetti interventisti, i nazionalisti, che vogliono una nazione sempre più forte, gli irredentisti, e tra i quali ci saranno anche alcuni politici ex socialisti come Benito Mussolini, che considerano la guerra un'occasione giusta per poter conquistare gli ultimi territori ancora sotto il dominio dell'Austria. E infine gli industriali, che vedono chiaramente nella guerra una possibilità di arricchimento, i militari e il re. Grazie a manifestazioni di piazza, una grande campagna di propaganda, gli interventisti riescono a passare la loro linea. Con l'intervento italiano si apre un nuovo fronte di guerra che vede schierati da una parte i soldati italiani, dall'altro i soldati austriaci. La guerra si concentra nel Friuli Venezia Giulia, lungo il fiume Isonzo e sull'altopiano del Carso. Anche qui la guerra si trasforma in guerra di trincea. Concluderemo questo percorso, questa nostra narrazione della Prima Guerra Mondiale, la prossima settimana, ok? Così avremo nuovamente occasione di rivederci, anche così, sul video. Buongiorno a tutti, oggi continuiamo con la lezione sull'alimentazione equilibrata e oggi parliamo dei LARN. I LARN sono i livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana. È un testo elaborato dalla SINU, che è la Società Italiana di Nutrizione Umana, qui vedete la copertina dell'elaborato. E cosa troviamo all'interno dei LARN? Nei LARN troviamo dei valori di riferimento per la popolazione, per il singolo individuo sano, per quello che è il fabbisogno giornaliere di macronutrienti, quindi proteine, lipidi e glucidi,
Micronutrienti, quindi vitamine, sali minerali e fitocomposti, che sono molecole bioattive contenute nei cibi che possono avere un effetto benefico nell'organismo, il fabbisogno energetico giornaliero e il fabbisogno idrico, quindi quantitativo d'acqua richiesto giornalmente, presentato in forma tabellare distinto per sesso, quindi maschio e femmina, classi di peso e fasce d'età, quindi bambino, adolescente, adulto, anziano e stadi fisiologici particolari, come per esempio può essere la donna in gravidanza o la donna in allattamento. Come vedete, questa ultima revisione è del 2014, quella precedente del 1996. E, come vedete, c'è lungo lasso di tempo tra una e l'altra revisione, e quello che cambia fondamentalmente è proprio la R di LARN, perché nel 1996 venivano definiti i LARN i livelli di assunzione raccomandata di nutrienti ed energia, ora invece si è passati proprio a definirli dei valori di riferimento, quindi chiunque voglia formulare una dieta per un individuo, per la comunità, deve avere come riferimento questi LARN. Infatti, a chi sono rivolti i LARN principalmente? Agli addetti ai lavori, a chi deve pianificare delle diete per il singolo individuo sano o per la comunità, vale a dire ad esempio chi deve preparare dei menu per le mense scolastiche o per le mense delle aziende, oppure chi deve elaborare dei nuovi integratori alimentari, quindi si deve riferire a questi valori di riferimento. Noi in particolare andremo ad analizzare i fabbisogni dei macronutrienti definiti dai LARN. Per quanto riguarda il fabbisogno proteico, i LARN indicano che i proteidi in una dieta equilibrata devono fornire circa il 10-15% delle calorie totali giornaliere. In realtà, più che come percentuale, le proteine vengono definite come grammi per chilo di peso corporeo giornaliere. Negli adulti i LARN definiscono che l'apporto corretto deve essere dallo 0,9 a 1 grammo per chilo di peso corporeo al giorno, vale a dire un uomo di 70 kg deve assumere giornalmente circa 70 grammi di proteine distribuite durante la giornata. Nel periodo della crescita, questo fabbisogno è leggermente aumentato proprio perché gli organi, i propri tessuti dell'organismo del bambino e dell'adolescente sono in fase di crescita accelerata e quindi è necessario anche un fabbisogno maggiore di proteine e devono essere metà di origine animale, quindi provenienti per esempio dalla carne, dal pesce, dalle uova e un mezzo di origine vegetale, quindi proveniente principalmente dai legumi o dalla frutta secca. Nell'adulto, invece, che abbiamo detto il fabbisogno è leggermente ridotto, è considerato ottimale il consumo un terzo di proteine di origine animale e invece in prevalenza di origine vegetale, che non devono essere i 2/3 del totale. Per quanto riguarda invece il fabbisogno lipidico, i LARN danno come indicazione che i lipidi in una dieta equilibrata devono fornire dal 20 al 30% delle calorie totali. Attenzione però che nel totale delle calorie derivate dai lipidi, è considerato ottimale per l'adulto il consumo di un terzo di lipidi di origine animale, che sappiamo essere ricchi di acidi grassi saturi, che possono causare nel lungo termine, se assunti in eccesso, malattie, soprattutto a livello cardiovascolare. Invece 2/3 devono essere di origine vegetale, quindi acidi grassi insaturi, come gli acidi grassi dell'olio d'oliva o della frutta secca o dell'avocado, proprio che sono grassi che hanno invece un effetto migliore sull'organismo. In parte, oltretutto, nei LARN sono definiti anche i valori di riferimento per quello che devono essere il quantitativo giornaliero di acidi grassi poliinsaturi essenziali, che sappiamo non possono essere formati nel nostro corpo, ma che devono per forza essere assunti con la dieta, che parlo degli omici grassi omega 3 e omega 6. Anche per questi due acidi grassi poliinsaturi abbiamo proprio definiti dei valori di riferimento, li troviamo nei LARN.
Infine, viene dato anche il valore limite di colesterolo da assumere giornalmente, che essendo anch'esso un grasso di origine animale, e che può andare ad inficiare nel tempo sulla salute soprattutto delle nostre arterie, è da limitare e non superare mai 300 mg al giorno. Infine andiamo a vedere quello che invece viene considerato il fabbisogno glucidico. I glucidi in una dieta equilibrata devono infatti fornire dal 45 al 60% delle calorie totali, varia molto a seconda dello stile di vita, della fascia d'età, però ad ogni modo sono la percentuale maggiore tra i macronutrienti. Questo perché sappiamo che i glucidi forniscono energia di pronto utilizzo e quindi ovviamente è necessario avere una giusta e corretta quantitativa nella giornata proprio per far fronte al consumo energetico giornaliero. Attenzione però che vengono anche definita la quantità massima di zuccheri semplici che deve essere assunta giornalmente, che deve essere inferiore al 15% delle calorie totali, perché sappiamo che gli zuccheri semplici possono andare ad innalzare velocemente la glicemia, quindi gli zuccheri nel sangue, e se questo avviene frequentemente in eccesso può essere causa anch'essa di aumento di peso, sovrappeso, obesità. Infine, nel fabbisogno glucidico è contenuto anche il valore di riferimento per quello che deve essere il quantitativo giornaliero di fibra, che deve essere di almeno 25 grammi al giorno, e la possiamo assumere tramite l'assunzione di cereali integrali oppure della verdura o della frutta, meglio se assunta appunto ben lavata, ma con la buccia, in modo da avere questo quantitativo di fibra giornaliero necessario proprio per la salute del nostro intestino e per avere una maggior sensazione, senso di sazietà durante i pasti. Inoltre, i LARN definiscono anche quella che è la distribuzione delle calorie nella giornata. Infatti, consiglia di e nei LARN vi sono valori di riferimento che sono questi 5 pasti in cui devono essere distribuite le calorie che noi assumiamo durante la giornata per far fronte al nostro fabbisogno energetico giornaliero. Si parte sempre con un 20% con la colazione, che è un passo molto importante della giornata, perché intanto arriva dal primo passo dopo un lungo digiuno, che è quello dovuto alle ore di sonno. È importante consumarlo seduti e con tranquillità avere il giusto quantitativo di nutrienti che mi permettano di avere la giusta carica, la giusta energia per far fronte quindi all'inizio di una nuova giornata lavorativa o comunque di studio. Tra la colazione e il pranzo, se passa un tempo piuttosto lungo, è sempre necessario fare uno spuntino a metà mattina, che deve equivalere a circa il 5% delle calorie totali, e spesso si consiglia un frutto. Il pranzo è il pasto in cui si ha una maggiore distribuzione delle calorie nella giornata, infatti equivale a circa il 40%, ed è importante che sia consumato con calma, in tempi sufficientemente lunghi, in modo da favorire e regolarizzare i processi digestivi. È anche molto importante che durante il pranzo si assuma sempre una quota di calorie provenienti dai glucidi, in parte soprattutto glucidi composti, quindi una fonte di pasta o pane o riso, in modo da fornire il giusto quantitativo di energia per far fronte alla seconda parte della giornata. Nel pomeriggio si consiglia una merenda che anche in questo caso deve essere di circa il 5% delle calorie totali assunte durante la giornata, mentre la cena non deve superare il 30% delle calorie totali. Questo perché non deve essere troppo bassa di calorie, perché ovviamente non bisogna arrivare alla mattina seguente troppo affamati, ma non deve essere neanche troppo carica di cibo, quindi in questo modo altrimenti si andrebbe ad avere una digestione lunga, e quindi questo potrebbe andare ad inficiare il riposo notturno, che invece sappiamo che in una giusta
Il giusto riposo notturno è importante proprio per la salute dell'organismo, quindi diciamo deve corrispondere a circa il 30% delle calorie totali e con diciamo, sempre assunzione di una fonte proteica, sia di origine animale, di origine vegetale, abbinata sempre a delle verdure. E quindi ricapitolando, i LARN ci danno proprio dei valori di riferimento per quello che riguarda i macronutrienti, i micronutrienti, il fabbisogno energetico e idrico sia per la popolazione in generale che per il singolo individuo sano e ci permettono quindi di avere questi valori di riferimento con i quali poi gli addetti ai lavori pianificheranno le diete per il singolo individuo o per la comunità, come vi dicevo, per esempio la preparazione, stilare dei menu scolastici per le mense scolastiche o per le mense dei lavoratori. Grazie, a presto. Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova lezione. Quest'oggi parleremo delle aree di lavoro, le attrezzature, gli utensili, tutto ciò che possiamo trovare in una sala ristorante e che serve al cameriere, all'addetto di sala e vendita, per poter lavorare al meglio. Ovviamente queste informazioni possono servire anche ai curiosi che vogliono vedere anche come funziona una sala ristorante e quali sono gli oggetti di maggior uso. Tutte le informazioni sono tratte dal libro di testo in uso ai nostri ragazzi, quindi potete andare ad approfondire lì gli argomenti, perché io vi farò dei semplici accenni. Allora, intanto si può dire che i nostri obiettivi in questo caso sono le conoscenze, cioè conoscere la struttura di un laboratorio, di sala e di bar. Del bar poi ne parleremo anche nella seconda puntata, dove insieme agli stili di servizio parleremo anche delle tecniche di miscelazione. Parleremo anche delle singole aree di lavoro, non soltanto l'area di lavoro nel suo complesso, e vedremo anche alcune tipologie di clientela. E finiremo con un'opera d'arte, poi vedrete qual è. Allora, intanto si può dire che la sala ristorante ha delle caratteristiche ideali. O meglio, dovrebbe rispondere a determinate caratteristiche che sono appunto ideali. Ad esempio, deve essere allo stesso piano dove si trova la cucina, non ci dovrebbero essere scale, ascensori, eccetera, tutto allo stesso piano, altrimenti si rallenta il lavoro, oltre al fatto che salire e scendere le scale con dei vassoi, con dei piatti, potrebbe essere pericoloso. Quindi questo è ecco il motivo per cui generalmente anche negli alberghi è tutto situato sullo stesso piano. La sala deve essere luminosa, con ampie finestre, in questo modo dà l'impressione, ed è proprio così, di dare appunto una sensazione di accoglienza, di caldo. Non parliamo delle sale ristoranti che si affacciano sul mare, parlo degli alberghi, delle località estive e così via, che consentono anche di risparmiare energia perché la luce è continuamente diffusa. Tranne ovviamente la sera. E si valorizzano, grazie sempre alla luce del sole, si valorizzano anche molto i piatti. Qui ci sono alcuni esempi di sale, ce ne sono tanti altri, ma ne ho messi alcuni esempi. Sala classica, vedete uno stile classico, uno stile moderno, anche qua la mise en place cambia, i tipi di tavoli, le sedie, la cucina è a vista, ma è a vista anche il bar dove si preparano le bevande. Una sala vintage che ricorda un pochino lo stile Liberty, gli anni 20, come quella che si può notare nel film La Bella Vita con Roberto Benigni. Ma ora andiamo un pochino in più nel dettaglio. Quindi queste due informazioni, già ve ne ho parlato, cucina e sala, stesso posto, illuminazione naturale, possibilmente con ampia finestra. Un altro punto importante sono i servizi igienici, sempre puliti ed accoglienti. E questo è un criterio fondamentale. A parte ci sono determinate leggi che consentono che i servizi igienici, cioè che dicono che i servizi igienici devono essere fatti in un certo modo. Se qualcuno ha visto il film Tolo Tolo con Checco Zalone, capirà di quello che stiamo parlando. Poi, dando avanti, l'arredamento. L'arredamento
Non parlerò di tutto l'arredamento della sala, ma soltanto di alcuni oggetti fondamentali. Le panadore o console, che sono dei mobili con cassetti, alcuni aperti, bella vista, gli oggetti si possono mettere in bella vista, alcuni chiusi, sono proprio cassetti, oppure in basso. Trovate delle ante dove solitamente si mettono tovaglie, tovaglioli e così via. Il guéridon, termine francese, che vuol dire carrello di servizio, di forma rettangolare, può avere le ruote oppure in alcuni casi può essere fisso. E poi ovviamente i tavoli, che possono essere di varie misure, tondi, quadrati, rettangolari, ma vedremo meglio. Ecco, qui vediamo due immagini di panadora. Vedete, in alto ci sono gli oggetti a vista che servono, bicchieri, tazze, eccetera. Poi c'è una parte centrale che sono cioè, è il cassetto con le posate, e poi c'è una parte sottostante chiusa dove solitamente si mettono tovaglie, tovaglioli oppure, come in questo caso, altri oggetti di uso non frequente. Il guéridon è questo carrellino di servizio molto utile per sporzionare delle, ad esempio un pesce, oppure tagliare della frutta davanti al cliente, si sposta con le ruote oppure può essere anche senza ruote. Ovviamente qui si parla di locali di ristorazione grandi, nel senso dove ci si può muovere agevolmente. Ristoranti di piccole dimensioni, in alcuni casi addirittura lo sporzionamento può avvenire in un angolo dello stesso tavolo dove i clienti stanno mangiando. Poi ecco un altro esempio di guéridon, molto più, diciamo, raffinato e complesso. I tavoli possono essere tondi, non, in questo caso non ci sono tante persone, si possono accomodare, ma anche in quest'altro caso, che pur essendo quadrati, lo stesso sono piccoli. I rettangolari sono quelli un pochino che possono prevedere anche più persone, però dipende sempre dal tipo di ristorante che si vuole impostare per chi lo apre. Le sedie ci sono tutti i tipi, una volta si prediligevano queste sedie pesanti in legno, oggi invece ci sono forme più leggere e anche materiale diverso. L'uso del mollettone. Scusate, non tutti ci fanno caso che quando si entra in un ristorante e ci si appoggia al tavolo, il tavolo in realtà è morbido. Non dovrebbe essere, perché ci dovrebbe essere la tovaglia. In realtà tra il tavolo di legno, tra il legno, tra il materiale del tavolo e la tovaglia c'è questo oggetto che si chiama mollettone. È un panno morbido, può avere varie funzioni. Ad esempio, se cade un bicchiere d'acqua, casca dell'acqua, eccetera, anziché, diciamo, bagnare tutta la tovaglia, viene assorbito subito da questo panno. E poi attutisce anche i rumori. Fa quindi due funzioni molto importanti. Le tovaglie possono essere di varie misure, di vari tipi, ma anche di vari colori. Una volta si prediligeva il bianco, colori chiari, ma oggi dipende anche sempre dall'arredamento del ristorante. Possono essere anche altri colori, anche più accesi, oppure in questo caso un colore sul marroncino. E poi dipende anche dal contesto, perché come si può notare, questa sembra quasi una mise en place di una colazione, per cui la tovaglia può indicare anche un momento diverso del lavoro del ristorante o dell'albergo, come in questo caso. Il tovagliolo, fondamentale, va cambiato ad ogni servizio, mentre i frangini sono quelli che si possono mettere sui vassoi oppure su un piattino, ad esempio portare un caffè al tavolo. Il caffè a tavola non si porta con la mano, così si utilizza un vassoio, ma se il vassoio non è presente, non fosse disponibile in quel momento, allora si utilizza un piatto a dessert, si mette il frangino, si appoggia sopra la tazza, con sottotazza e cucchiaino, e ovviamente la bustina di zucchero, e si porta al cliente, come se si servisse un piatto. Le posate. Le principali posate sono queste quattro. In realtà qui c'è una posata un po' particolare, che è il coltello a pesce, perché esiste anche il coltello normale, però sostanzialmente le posate principali sono il coltello, la forchetta grande e il cucchiaio grande, però ce ne sono tante altre, ecco, non si ferma tutto qui, poi nel libro ne troverete tante altre descritte. Hanno infatti delle varianti che possono ovviamente cambiare in base al piatto da mangiare.
Ora vi faccio vedere, ecco, ad esempio la forchetta, questa è quella che noi conosciamo oggi, però pare che nell'antica Roma usassero qualcosa di molto simile, con due rebbi. Questa è contenuta, cioè questa forchetta è un reperto archeologico dell'impero romano e si trova nel museo di Padova. Mentre invece poi i Borboni, con Ferdinando IV di Borbone, egli diede l'incarico a Gennaro Spadaccini di aggiungere un altro rebbo alla forchetta. In quel periodo ne usavano anche con tre rebbi, quella invece dei Romani era con due, perché con quattro riuscivano a prendere meglio il cibo. Ecco, questo è un piccolo excursus storico anche sull'origine della forchetta, perché non sempre gli antichi hanno mangiato con le mani e basta, ecco. Usavano anche delle posate. All'interno del libro, alla fine del modulo, c'è l'angolo dell'arte della letteratura. Per quanto riguarda l'arte, ho messo questo dipinto che si chiama Il Mangiafagioli. È un dipinto di Annibale Carracci, fatto intorno al 1584 e probabilmente anche il quadro più noto di questo maestro bolognese. Oggi si trova a Roma, nel Palazzo Colonna. È interessante questo quadro perché ora vi faccio vedere un pochino in dettaglio. Ecco, si chiama Il Mangiafagioli perché lui tiene correttamente la posata. Alla destra si tratta di un cucchiaio, piatto di fagioli, con la sinistra tiene fermo il pane. E si guarda e a un certo punto sembra che stia osservando la particolarità di questo quadro, oltre al fatto che ti dimostra come si tiene correttamente la posata in mano, dicevo, la particolarità di questo quadro è che a un certo punto colui che è nel dipinto sembra guardare lo spettatore, cioè noi. Fateci caso. È interessante anche per motivi storici, perché si può notare la caraffa con il vino, che tipo di caraffa utilizzassero intorno al 1500 e anche che tipo di bicchiere da vino, che tutto sommato è un bicchiere anche elegante. E questo poi c'è tutta la descrizione sul testo. Poi c'è la posateria speciale. Come vi accennavo, la posateria speciale comprende altri tipi di posate, tra cui ad esempio la figura numero 10, che figura numero 10 sono è una forchetta e poi una specie di coltello con una rotella. Non è facile trovare questa posata, però si usa, come avrete ben capito, soprattutto nelle pizzerie per tagliare la pizza. Poi tutte le altre troverete la descrizione nel testo, ve ne faccio vedere alcune un pochino in dettaglio. Ad esempio, queste per i crostacei, per aprire le chele di una ragosta, di un astice, e poi c'è anche, ad esempio, la pinza per le lumache o le escargot. Quindi di posate speciali ce ne sono diverse. Vi potete divertire a vedere anche l'uso che è sul testo. Anche i bicchieri e la cristalleria hanno ovviamente una parte importante. Ogni bevanda, che sia l'acqua, che sia vino, che sia un cocktail, ha un proprio bicchiere. Qui ve ne ho elencati alcuni. Partendo dal numero 1, è un bicchiere da vino, un calice classico da vino rosso, magari lungamente invecchiato. Il secondo è sempre un bicchiere da vino rosso in questo caso. Il terzo è un pochino più piccolo. Generalmente il bicchiere da vino bianco è sempre più piccolo di quello del vino rosso, perché il vino bianco va servito a una temperatura fresca, quindi deve essere bevuto, diciamo così, più velocemente. Mentre il vino rosso può essere anche lasciato un po' di più nel bicchiere, anzi, perché vanno ossigenati. Il numero 4 è un classico bicchiere d'acqua. Il numero 5 si chiama La Flûte, il termine è francese. Flûte vuol dire flauto in francese, però è femminile. La Flûte serve per gli spumanti, gli champagne brut, quelli che hanno praticamente dove l'aspetto più importante da evidenziare è il perlage, cioè questo movimento che l'anidride carbonica fa dal basso verso l'alto. E allora hanno questa caratteristica forma. La flutta ha soppiantato in tantissimi casi l'uso della coppa champagne, che sarebbe la figura numero 6. La coppa champagne o coppa Asti, detta anche coppa Asti, è un bicchiere grande con una bocca larga. Perché ha questa forma così diversa? Perché in questo caso le caratteristiche da
evidenziare sono altre, sono i profumi. Il profumo dello champagne dolce è molto diverso da uno spumante o uno champagne brut. Pochissimi profumi. Infatti la differenza è questa. I bicchieri a bocca larga hanno proprio questa capacità, cioè farti annusare oppure esame olfattivo. Se siete dei degustatori, ecco, si sentono molto di più i profumi nel bicchiere a bocca larga. E ovviamente spumanti dolci hanno molti più profumi. Se volessi consigliarvi uno spumante dolce per Natale, probabilmente tutti mi direste spumante, Asti, eccetera. Ad esempio, però, anche la Liguria, anche altre regioni, producono degli spumanti dolci. In Liguria potete assaggiare il Golfo del Tiguglio spumante, ad esempio. Queste sono alcune immagini sempre tratte dal testo. Troverete la descrizione nel modulo e nella pagina 81. La caraffa con l'acqua, questa è una caraffa con l'acqua, quella in alto a sinistra, però, come vedete, è particolare, sono oggetti moderni, la caraffa dell'acqua classica, la caraffa per decantare vini. La caraffa per decantare vini sarebbe la caraffa dove si travasa il vino rosso, invecchiato sicuramente, in questa caraffa per lasciarlo ossigenare. Quella sotto è sempre una caraffa decanté, però con una forma diversa, diciamo un pochino con design più spinto. Ecco, qui vedete in dettaglio. Ovviamente lo scopo è sempre quella della caraffa, è sempre quella di lasciar riposare il vino rosso e poi berlo man mano. Quindi al di là delle forme resta sempre la funzione principale, che è questa che vi ho detto. Questa è una classica caraffa decanté, modello normale, diciamo così. Ora, consegne per lo studente. La prima cosa che bisogna fare, a mio parere, è prendere il libro di testo, andare al modulo 4 e andare a vedere tutto ciò che non ho detto. Perché, ripeto, io ho fatto un riassunto di alcuni concetti principali, ma c'è molto di più nel libro, ci mancherebbe. Andate soprattutto a vedere i riferimenti alle posate e ai bicchieri, ok? Poi andate a frugare nella credenza di vostra nonna, di vostra madre, eccetera, se avete più o meno gli stessi bicchieri, quella d'acqua sicuramente, però potreste avere, soprattutto nel caso delle nonne, dei bicchieri vintage, che anche delle flute, eccetera. Ecco, divertitevi a vedere qua come mai sono diversi, se sono diversi. Le posate è la stessa cosa. Poi una volta individuati, vi fate, individuati questi oggetti, vi fate una scheda, sia per le posate sia per i bicchieri, e cominciate a scrivere le differenze. Preparate una relazione e la mandate al docente di sala. E quindi con questo io vi auguro buon lavoro. Sicuramente ci rivedremo con la seconda parte di questo modulo, perché come potete vedere il modulo è composto da aree di lavoro, attrezzature e utensili. Poi nella seconda parte parleremo dei vari momenti del servizio. Parleremo anche degli stili di servizio, come si serve a tavola, come si usano le clips e così via. E poi continueremo con le nostre lezioni e cominceremo anche dal bar. Questa lezione è adatta a allievi che frequentano il primo e il secondo anno dell'Istituto Alberghiero. Io vi ringrazio e vi auguro buona giornata. Salve ragazzi! In questa lezione studieremo il funzionamento di un modello che consente di fare previsioni sull'andamento economico dell'impresa e impareremo ad utilizzarlo. Questo modello è conosciuto con il nome di Break-Even Analysis o analisi CVR, ossia costi, volumi, risultati. Si tratta di uno strumento che ogni imprenditore dovrebbe conoscere e anche saper utilizzare, perché è utile per assumere decisioni. La break-even analysis permette di identificare il volume di produzione che l'imprenditore deve riuscire a vendere per conseguire l'uguaglianza tra costi e ricavi, ossia il punto di pareggio tra costi totali e ricavi totali. Gli anglosassoni chiamano il punto di pareggio tra costi e ricavi break-even point, che letteralmente significa punto di rottura, perché non appena i volumi di vendita superano il punto di pareggio, l'imprenditore consegue un utile tanto più alto quanto maggiori sono le quantità vendute.
Mentre al di sotto del punto di pareggio l'imprenditore sopporta una perdita perché i ricavi di vendita non coprono interamente i costi totali. Quindi il break-even point identifica la quantità di equilibrio. Per comprendere il significato e l'utilizzo della break-even analysis, mettiamoci nei panni di un imprenditore, ad esempio di un pasticcere che produce e vende torte. La prima domanda che si pone il nostro imprenditore sarà: quante torte devo produrre e vendere in un certo arco di tempo, per esempio in un anno, per poter guadagnare? La risposta è piuttosto semplice. Sappiamo infatti che l'utile è dato dalla differenza tra ricavi totali e costi totali. Quanto maggiore è questa differenza, tanto più alto è l'utile, cioè il guadagno. Andiamo allora ad analizzare come sono composti i ricavi e i costi. Iniziamo studiando i ricavi. I ricavi sono dati dal prodotto dei volumi di vendita, cioè le quantità di torte vendute per il prezzo unitario di vendita. Supponiamo che il nostro pasticcere abbia fissato il prezzo di vendita di una torta a 20 euro. Allora i ricavi di vendita dipendono unicamente dal numero di torte vendute. Se aumenta la quantità di torte vendute, aumentano anche i ricavi e viceversa. Ora analizziamo i costi che il nostro pasticcere deve sostenere per produrre e vendere una torta. Questi costi si possono classificare in due diverse categorie. In parte sono costi variabili e in parte sono costi fissi. Un esempio di costi variabili sono i costi per l'acquisizione delle materie prime, cioè i costi che bisogna sostenere per acquistare per esempio la farina, il burro, le uova e via dicendo. I costi variabili hanno una caratteristica interessante, quella di azzerarsi se il livello di produzione è nullo. In generale si definiscono costi variabili quei costi che variano al variare dei volumi di produzione. Per produrre le torte, però, il nostro pasticcere ha bisogno anche di fattori produttivi che, a differenza delle materie prime, sono destinati a permanere in azienda per un lungo periodo di tempo, come ad esempio un frigorifero, un forno o un impastatore. Questi fattori produttivi sono costi pluriennali soggetti ad ammortamento. Ecco, l'ammortamento è un tipico esempio di costo fisso. Altri esempi di costi fissi sono gli interessi sui finanziamenti, i premi assicurativi o l'affitto dei locali in cui si svolge l'attività di impresa, ovviamente nel caso in cui questi locali non siano di proprietà dell'azienda. La caratteristica dei costi fissi è che devono essere sostenuti dall'imprenditore anche se il volume di produzione è nullo. In generale si definiscono fissi quei costi che, nell'ambito di una data capacità produttiva, non variano al variare dei volumi di produzione. Ora conosciamo tutto quello che ci occorre per comprendere la formula del break-even point. Per calcolare il break-even point bisogna dividere i costi fissi per il margine di contribuzione unitario, che è dato dalla differenza tra il prezzo unitario di vendita meno il costo variabile unitario, cioè il costo delle materie prime e della manodopera diretta che impieghiamo per produrre e vendere una torta. Il margine di contribuzione unitario indica quanto residua dal prezzo di vendita per la copertura dei costi fissi. Con questa formula siamo in grado di rispondere alla domanda che poneva il pasticcere all'inizio, cioè quante torte devo produrre e vendere per guadagnare? Supponiamo che il nostro pasticcere abbia calcolato che i costi fissi che deve sostenere sono pari a 8.000 euro e il costo variabile unitario è pari a 4 euro. Il prezzo di vendita lo aveva già fissato in precedenza. Ora basta sostituire questi valori nella formula del break-even point e scopriamo che in un anno il pasticcere dovrà produrre e vendere almeno 500 torte per raggiungere il punto di pareggio tra costi e ricavi. Ovviamente, in corrispondenza delle 500 torte, l'utile sarà pari a zero. Vediamo adesso che cosa potrebbe fare il nostro imprenditore per raggiungere più rapidamente il punto di pareggio e iniziare a guadagnare. Potrebbe anzitutto aumentare il prezzo di vendita. Supponiamo che decida un incremento del 20% del prezzo di vendita, che quindi sale a 24 euro. A parità di altre condizioni, il numero di torte che il pasticcere dovrà produrre e vendere per raggiungere il break-even point si riduce dalle iniziali 500 torte a 400 torte.
Se poi il pasticcere, anche grazie all'esperienza, lavorasse in modo più efficiente, aumentando la resa del suo lavoro e delle materie prime, potrebbe riuscire a ridurre il costo variabile unitario, ad esempio, del 25%. In questo caso, basterebbero soltanto 381 torte per raggiungere il break-even point. Infine, il nostro pasticcere potrebbe provare a ridurre i costi fissi. Nel breve periodo non è facile ridurre i costi fissi, ma potrebbe provare ad esempio a rinegoziare il tasso di interesse sui finanziamenti o a chiedere una riduzione del premio assicurativo. Supponiamo che riesca a ridurre i costi fissi di 1000 euro. In tal caso raggiungerebbe il break-even point con la produzione e la vendita di 333 torte. Niente male rispetto alle 500 iniziali. L'analisi CVR consente anche di determinare quale dovrà essere il volume di vendite per raggiungere un utile obiettivo, cioè un utile prestabilito dall'imprenditore stesso. Supponiamo ad esempio che il nostro imprenditore voglia conseguire un utile annuo di 30.000 euro. Ci chiediamo quante torte dovrà vendere. Per rispondere, ci serviamo della formula del break-even point, aggiungendo al numeratore l'utile obiettivo, che nel nostro caso è pari a 30.000 euro. Risolvendo, otteniamo che il volume di vendite necessario per raggiungere l'utile di 30.000 euro è pari a 1.762 torte in un anno.